Ben ritrovati carissimi amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Luigi Torchio che saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, ci tengo a ribadirlo con il giusto distanziamento di sicurezza. Dunque, dottor Torchio, appunto volevo tornare con lei a parlare sia del Covid ma anche del vaccino, perché qua inizia ad aprirsi una polemica sul fatto che uscirà o meno un vaccino Covid, ma anche sul vaccino antinfluenzale, perché la gente non sa effettivamente come comportarsi. E per di più vorrei anche chiederle sulle perplessità che ci sono dal punto di vista dell'obbligatorietà Eventuale. eventuale del vaccino Covid-19. Esatto. Allora, innanzitutto vorrei fare una premessa, che oggi in questo mondo separato, in questo mondo confuso e dove il Covid ha dato il colpo di grazia, perché mai come dopo il Covid Non ci abbiamo voleva. visto in confusione l'OMS, Certo. l'Associazione dei Farmaci Internazionale, i governi dei vari paesi. Quindi sicuramente questa situazione di grande confusione, il vaccino è diventato purtroppo un'ideologia e non più un fatto scientifico come deve essere. Cioè ci sono le persone che sono pro vaccino e quelle che sono contro il vaccino a prescindere, quasi come se fosse un'ideologia politica, la destra, la sinistra, un sì TAV, no TAV, e questo è un atteggiamento Vax, no vax. paradossale, infantile, anche un po' stupido, perché il vaccino va valutato scientificamente nelle necessità. Per esempio, intanto parlando del Covid, ancora non abbiamo un vaccino collaudato. Quando lo avremo? Io qui mi fido dell'Italia che ha fatto finora delle scelte tutto sommato molto buone nell'affrontare per prima in Europa il Covid e uscirne fra le prime, non nascondendo nulla a nessuno come hanno fatto invece tanti paesi. Quindi quando ci sarà un vaccino, e mi fido della scelta perché sarà un vaccino collaudato, probabilmente appoggiandoci agli amici tedeschi o del nord Europa che comunque hanno un ottimo sistema sanitario e hanno sempre fatto delle scelte sanitarie, diciamo, ideali. A questo punto io direi che quando arriverà il vaccino faremo il test sierologico per sapere se abbiamo fatto la malattia o meno, o quantomeno se l'abbiamo fatta in maniera subacuta e quindi non ci siamo accorti, ma abbiamo gli anticorpi. Nel momento in cui noi abbiamo gli anticorpi non ci sarà il problema di vaccinarci. Se invece non abbiamo gli anticorpi, a quel punto, nel momento in cui ci sono una serie di comorbilità, cioè di patologie, che sono le stesse che indicano anche l'utilità del vaccino influenzale, che vuol dire un'età molto avanzata con problemi respiratori, polmonari cronici, diabete, ovviamente problemi coronarici al cuore, ma anche e soprattutto persone che hanno deficit del sistema immunitario perché stanno facendo la chemioterapia e la radioterapia, quindi terapie Certo. antitumorali, tutte queste persone potranno decidere se farlo e probabilmente sarà importante che lo facciano perché in questi casi veramente un'infezione di coronavirus o anche un'influenza un pochettino forte potrebbe compromettere veramente la situazione. Sul fatto che possa poi essere messo obbligatorio il vaccino, qui facciamo un'ipotesi perché ancora non c'è, ancora non è stato scelto, ma è una domanda che ci viene spesso posta. Io non mi preoccuperei tanto perché in Italia non si è riusciti nemmeno a convincere le persone a scaricare la app Immuni, che è quella che ci dà il tracciamento dei contatti per capire se siamo entrati in contatto con persone che hanno avuto il coronavirus. Figuriamoci se dovessero obbligare la vaccinazione, ci sarebbe una rivoluzione. Quindi io direi che questo è l'ultimo dei problemi. È importante invece prevenire il contagio, fare molta attenzione, curare lo stile di vita che ha punito i paesi che hanno uno stile di vita pessimo, con il Certo. maggior numero di contagi e soprattutto avere un atteggiamento nei confronti del vaccino, sia quando ci sarà quello del coronavirus, sia quello influenzale, diciamo intelligente. Io vi faccio solo questo esempio familiare. Mio padre, io non ho mai fatto il vaccino a mio padre perché ha sempre goduto di buona salute. Intorno agli 80 anni ha fatto una brutta polmonite che l'ha indebolito dal punto di vista respiratorio. D'accordo con mia sorella, che è medico di base, da quel momento lo abbiamo vaccinato e mio padre è vissuto fino a 96 anni. Per
Mia madre, diversamente, non ha mai avuto particolari delicatezze polmonari, né di gola, né di tosse, né di polmoni, né di influenza. Mia madre ha 94 anni e non l'abbiamo mai vaccinata neanche per l'influenza, perché invece ha delle patologie allergiche e presumibilmente il vaccino poteva anche creare delle reazioni. E mia madre attualmente, fortunatamente, è ancora vivente, quindi queste scelte di buon senso di due persone anziane, in un caso vaccinata sempre, nell'altro invece non vaccinata, ma per delle buone ragioni scientifiche, è stata appunto una scelta vincente. Sono comunque scelte soggettive da studiare molto bene. Sono scelte soggettive, quindi da studiare con l'aiuto del medico, ma senza l'emotività di fare una scelta politica. Assolutamente. Dottor Torchio, io la ringrazio per i suoi preziosissimi consigli. A casa vi ricordo che se voleste rivedere una delle oramai tantissime puntate che abbiamo affrontato, basta andare su YouTube e digitare i consigli del dottor Luigi Torchio più il nome dell'argomento e della patologia al quale siete interessati. Noi vi salutiamo e vi auguriamo un buon proseguimento di visione. Buongiorno a tutti.